Ma credo che sia un modo nuovo di turismo che sta prendendo piede, su cui noi abbiamo già sviluppato una serie di ragionamenti che stanno dando i loro risultati e dobbiamo continuare a portarla avanti. Abruzzo sempre più regione bike friendly grazie al protocollo firmato questa mattina dalle DMC Costa di Trabocchi e Sangro Teatina. L'obiettivo è quello di sfruttare il corridoio adriatico con le sue bellezze naturalistiche. Oggi alla costa uniamo le zone interne, la montagna, un settore particolarmente importante che sta prendendo piede anche forse per questo virus che è in giro. Prima qualcuno in conferenza stampa diceva che le presenze sono quintuplicate e quindi bisogna tenere conto anche di questo. Ma l'occasione odierna è servita anche all'assessore regionale Mauro Febo per confermare come sia più che mai in crescita costante la presenza turistica nella nostra regione. Non c'è la presenza, come insomma, era scontato, dei turisti stranieri, anche se cominciano ad arrivare, c'è molta frequenza degli stessi abruzzesi che girano in Abruzzo e soprattutto che vengono, molti italiani che vengono in Abruzzo. Abbiamo delle presenze importanti, numeri di rilievo per quanto riguarda il mare, ma soprattutto abbiamo, per ciò che riguarda i borghi e la montagna, abbiamo numeri veramente di rilievo che credo che in parte riusciranno a dare qualche risposta rispetto a quello che è successo purtroppo nei mesi da febbraio a giugno.